Quindi, tre cose: Basilicata, Pietragalla e Palmensi. Palmenti. Palmenti o palmenti o palmenti. Controlliamo e ve lo diciamo. Intanto vi racconto un po', no? Siamo partiti dalla Puglia, siamo fatti tutta la strada che confina tra la Puglia e la Basilicata per raggiungere questo posto che ha il suo fascino. Se poi andiamo anche a vedere la storia per il quale è stato, diciamo, creato all'epoca, è davvero una storia particolare perché all'interno veniva portata l'uva per fare il vino, Me la posso giusto? raccontare? Sì, ve Certo, vai. la racconto. Praticamente, nelle antichità, venivano presi dalle viti, quelle circostanti, l'uva portata in queste zone e lavorata nei palmenti. Praticamente, i palmenti sono queste strutture che avete visto e che praticamente ci sono delle vasche interne, delle vasche dove veniva messa l'uva, pigiata poi con i piedi. E veniva raccolto il succo e lasciato lì a macerare il mosto. E poi a tempo dovuto veniva portato tutto nelle botti, nelle grotte sotterranee che ci sono più avanti, che ora però momentaneamente sono chiuse. E diciamo che questi palmenti sono tenuti ancora bene. Dice che alcune strutture vengono utilizzate anche oggi perché hanno mantenuto le caratteristiche di un tempo. Però noi qui non c'è nessuno, non Si sappiamo sente dirvi solo il quali. profumo del vino. In alcune esce un po' di profumo di vino, quello sì, sicuramente un ottimo vino che ora andremo a cercare in paese, un po' di vino di Ci vuole. Pietragalla, lo prendiamo. E comunque le vasche interne, ora come avete visto, possono essere due o quattro a seconda dell'uva che veniva lavorata. Due se veniva lavorata un solo tipo di uva, quattro se veniva lavorata sia bianca che nera. Ecco, questo è bellissimo, appena arrivi è un po' strano, no? Perché vedi questi casottini che in realtà di questo periodo hanno, diciamo, il tetto che non è proprio verdissimo come noi l'avevamo visto quando stavamo facendo il programma, diciamo, del Dove? Però viaggio. Erano verdi, completamente verdi. hanno il loro Ora perché anche così. sì, ora Beh. sono un po' più secchini, però rendono molto bene anche ora, sono Comunque ora molto poi dal belli. drone facciamo una ripresa col drone e vedranno come Sì, si vede sicuramente col dall'alto. drone verrà. Oh Teddy, vieni qua Teddy. Vieni qua. Sicuramente col drone verrà una visione migliore. Dai, vi la lasciamo. Ciao. Ciao.